Volevo essere presente perché avevo avuto appunto segnalazioni di disagio, ma in realtà con il sindaco Giulia Mugnai, con il sindaco di Reggello Cristiano Benucci, abbiamo modo di parlare di questo ospedale e mi sembra importante farlo ora perché il mio messaggio, dopo la vicenda del contrasto che abbiamo affrontato tutti insieme come comunità toscana al Covid, la politica che in qualche modo voglio mettere in atto è quello di una valorizzazione piena di tutti i nostri 45 ospedali. Il Covid, il suo contrasto, l'impegno per una sanità pubblica più efficiente ci ha insegnato che non possiamo vivere i nostri ospedali con il clima e il senso che ve ne sono alcuni che si tengono in piedi semplicemente perché questo è un prezzo da pagare alle comunità territoriali, ai sindaci che si impegnano. No, tutti devono raggiungere la massima efficienza, la massima qualità e nella flessibilità con cui in certi momenti, come è stato il Covid, si danno delle destinazioni che sono transeunte fra l'una o l'altra funzione. In realtà poi quando si torna in una situazione di normalità, ognuno deve avere una sua funzione molto specifica, molto qualificata e molto supportata. E quindi io voglio vedere un po' qual è la situazione per poi rapportarmi al Presidente Rossi e chiedere che in piena efficienza e con le maestranze e quello che sono gli impegni strutturali, perché qui vi sono anche delle rimodulazioni da fare proprio sul piano dell'edilizia sanitaria, questo possa essere uno degli ospedali su cui noi concentriamo la nostra attenzione per garantire alla popolazione non solo il pronto soccorso 24 ore su 24 il prima possibile, ma anche proprio per dargli quel profilo che dà onestamente la massima dignità e la funzione all'ospedale Figline. Quello che ci ha insegnato, quello che è avvenuto questi 3 mesi, è che la sanità pubblica toscana si è rivelata fra le più efficienti, ma dobbiamo stare poi al passo con gli interventi che diano alle strutture la massima qualità, è quello che vogliamo a Figline.